Facciamo uno stacchetto musicale. Io a sentir parlare di Peter Campari mi è venuto fame. Vi va di mangiare un piatto di spaghetti insieme a me? Spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè. A malapena riesco ad andar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, dove? A Detroit. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shubidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Lola, ho fatto le pazzie per te. Ricordi che notti di follie a Detroit. Spaghetti, insalatina e una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detroit. Guarda e ride, ma non piangi insieme a me per te. Lola, a Detroit, per te Lola, a Detroit, con te Lola, a Detroit. The more I read the papers, the less I comprehend. The whirl and all the capers, how it soon will end. Nothing seems to be lasting, but that is not a fact. We've got something permanent, I mean, in the way we can. It's very clear, our love is here to stay. Not for a year, forever and a day. Telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time we go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay.
It's very clear our love is here to stay. Not for all year, forever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fences. Our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In times the rockies may crumble, Gibraltar may tumble, that only made of clay. But it's only here to stay. To stay, our love is here to stay. Allora, prima di continuare con la storia, con la musica, vorrei ricordarvi quello che dicevamo in radio. Che diceva Claudio a Silvia, cosa ti diceva Silvia? Tu sappi che a Saronno è un paese, una città importante per i liquori, perché abbiamo un'eccellenza a Saronno, conosciuta, apprezzata in tutto il mondo. C'era una drogheria qui e qui questa sera abbiamo Luciana Reina. Un applauso perché dai, in piedi. In piedi perché vorrei che Luciana ci dicesse due parole, no, raccontasse un po' la sua emozione. Allora, mi coglie di sorpresa, ma la gioia era grande perché ero sicura che Saronno risponde sempre con tanto garbo, signorilità a queste cose di cultura. E riguardante il discorso di Campari, sono lieta perché siamo molto amici, cioè mio marito ha una particolare amicizia con Luca Garavoglia, che è l'attuale CEO della Campari. È una grandissima persona che stimiamo molto e adesso sono felice di essere a dirvi che Augusto sarebbe onorato di questo momento. Ho scattato qualche foto per potergliela mandare con uno spezzone della presentazione per Luca. Sono felice che nel mondo personaggi che hanno una visione grande imprenditoriale, come è stata quella di Augusto di Saronno, ecco, è veramente fantastico poterlo toccare con mano e vedere che avanti nel tempo la loro visione, la loro grande intuizione è ancora un motivo di gioia e di creare un discorso su di loro perché possano rimanere in eterno. È molto bello perché le persone importanti non se ne vanno, rimangono per sempre. Brava. Grazie a Luciana e grazie a quello che è stato a Augusto, perché ci ha portato in giro per il mondo. Ancora adesso, dicevo qualche giorno fa, ci sono sono di Saronno e è sempre, si abbina sempre, no?
alla frase ah, l'amaretto di Saronno, oppure quindi questo è un orgoglio cittadino, e quindi grazie ancora per quello che è stato e per quello che ha lasciato a questa città. C'è una sorpresa anche questa, Silvia. Chissà che un domani Silvia non si è interessata alla storia della famiglia Reina, perché poi dopo sa chi chiedere, ho visto. Bene, voi sapete che, vi dicevo prima, Silvia è una sceneggiatrice. Probabilmente possiamo fare questa anticipazione. Ci potrebbe essere un film. Adesso siamo qui davanti alla porta. Certo. Dunque, probabilmente è un parolone, però quello che posso dire è che c'è una casa di produzione che ha opzionato i diritti. Questo significa che si è presa del tempo per decidere se fare o no una serie TV. Quindi da qui a più o meno 2 anni questa casa di produzione ha tempo per testare il terreno e per capire se trasformare questo libro in una serie TV. Io ci spero tantissimo, anche perché in quanto sceneggiatrice mi piacerebbe far parte del progetto. Silvia, raccontiamo anche brevemente cos'è adesso lo stabilimento e il museo. Sì, non so dunque quanti di voi sono stati, hanno avuto modo di visitarlo. Stesso San Giovanni. Dunque, quando ho cominciato a fare ricerche, così mi sentite? Ok, ho cominciato a fare ricerche. Una delle prime cose che ho fatto insieme alla mia editor di Rizzoli è stata andare a visitare la Galleria Campari di Sesto San Giovanni, che è una galleria d'arte che raccoglie tutte le pubblicità e i manufatti che Campari ha prodotto per il marketing nel corso degli anni, e è all'interno della primissima fabbrica aperta dai Campari nel 1904, esattamente da Davide Campari, che è un edificio molto bello in stile Liberty, che sta lì a Sesto San Giovanni. È stato uno dei primi stabilimenti industriali aperti nella zona, e al momento è però inserita in un contesto più ampio, fatto poi da negli anni 2000 dagli architetti Botta e Marzorati, che hanno costruito attorno a questa fabbrica l'attuale headquarter della Campari. È un luogo molto bello, e la galleria è molto interessante perché racchiude delle vere e proprie opere d'arte, perché tantissimi artisti nel corso degli anni hanno collaborato prima con Davide Campari e poi insomma con i suoi successori per creare le pubblicità Campari. Uno infatti dei tratti distintivi di questa azienda è proprio il fatto di aver sin da subito dato vita ad una comunicazione molto vivace. È stato Davide il primo a capire, a intuire l'importanza della pubblicità alla fine del 1800, in un momento in cui si era dei pionieri in questo campo, e non c'era, diciamo, tutto lo studio che si fa adesso, tutta la consapevolezza che c'è adesso riguardo alla comunicazione, e quindi un po' ci si improvvisava, ci si affidava moltissimo all'intuito, al talento degli artisti, e Davide è stato proprio uno di quegli imprenditori che ha contribuito a questa espressione, no, di artistica, possiamo dire così. Che cosa ti ricorda, Claudio, questo aspetto così della pubblicità, a parte il jingle? No, beh, tante cose, però io vorrei che si parlasse un po' di più del libro. No, mi piacerebbe leggere due paroline, posso leggere due paroline? Anche perché io nello stesso periodo mi è capitato in mano un altro libro, pensa te, dello stesso periodo, sempre 1890, solo che là si parlava un po' di più di cose diverse. Qui si parla di una grande famiglia, si parla di un locale in centro Milano, quindi l'alta borghesia.
quell'altro invece parla delle piscinine, che sono quelle bambine che portavano in giro i vestiti alle grandi signore. Si parlava del lavoro, come era difficile portare avanti il lavoro, vivere la manifattura dei tabacchi, era qualcosa di terribile lavorarci di dentro. E c'è una cosa particolare. Siamo nel 1882 e arrivano le prime luci elettriche, no? Quell'altro libro, no? Nel momento in cui si accende tutto, ci sono alcune persone che dicono: ah, però se n'è andata quel romanticismo che avevano le luci a gas, no? Quindi qui invece 60 lampadine Edison, i lampadè, cioè gli addetti all'accensione dei lampioni a gas, lasciano tutto spento, e a un certo punto arriva il boom, arriva l'elettricità. Dalla folla abbagliata parte uno scrosciante applauso, si innalzano calici e grida entusiastiche. In quella notte sconfitta dalla nuova luce viene naturale credere in un radioso avvenire. Quindi la modernità viene vista come il vero sol dell'avvenire, mentre gli altri lo vedevano come la perdita di qualche cosa. E sono due modi diversi di vedere. Ma tu scrivi in una maniera straordinaria, perché ci sono degli aspetti. Se avete un'ora e mezza a disposizione, ovviamente non possiamo. Facciamo un po' di musica. Possiamo fare quel brano lì? C'è una signora che ci ha messo un po' in imbarazzo, perché ci ha chiesto un brano di Augie Carmichael, un grande successo di Ray Charles. Noi abitualmente prepariamo una scaletta, però saranno 15 anni che io non eseguo questo brano, vediamo come viene. Si tratta di Georgia On My Mind. Georgia, Georgia, we would be true, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I'll sing in Georgia, oh my little Georgia, a song of you comes so sweet and clear as moonlight through the pears. Other arms reach out to me, other eyes smile gently, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. I sing Georgia, I sing in Georgia, an old sweet song keeps Georgia on my mind.
the arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in blissful dreams I see the road with lights on me. I sing in Georgia, oh, my little sweet Georgia. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I sing an old sweet Georgia, I keep Georgia on my Chicago, deep in Missouri, and your home city is my planning, you see. I'm a real love, Gallup, New Mexico, Frappas, Arizona, don't forget Monoma, King Gambala, San Bernardino, won't you get into the time it's real? When you make a California trip, get your kicks on room 66. Poi dicono che il jazz è una roba romantica. Ma sentite che roba, eh? California trip, get your kicks on room 66. Wake your kicks on room 66. Get your kicks on room 66.
grazie ancora Claudio che ha reso questa serata più frizzante, vero? Noi volevamo fare una serata estiva, il tempo ci ha regalato questa meravigliosa serata e quindi la vostra presenza insomma, è importante, gratificante soprattutto per Paola che tanto impegno ha profuso perché questa rassegna letteraria che era partita così, vi dicevo prima per scherzo, è andata avanti da dicembre ad adesso e a Claudio che, col quale siamo riusciti a mettere in piedi questa, per, così, vero? Sì, così, scherzando, sì. Abbiamo pensato perché no? E allora ci abbiamo creduto e per noi è un successo, soprattutto perché Costanza di Mondadori ci ha creduto e soprattutto perché Paola allo stesso modo è stata così disponibile nei nostri confronti. Possiamo dire che la Cecilia oggi è il caffè letterario di Saron? Sì, possiamo dirlo, vero? A gran voce possiamo dirlo. Caffè letterario di Saronno. Pensate che a dicembre abbiamo cominciato per scherzo con un libro sulla Cecilia Gallerani. È andata così, è nato per scherzo. Dicevamo che tutto è nato grazie alla Cecilia e quindi a quel libro, no? Un romanzo scritto da un autore di successo, Carlo Maria Lomartire, che aveva scritto questo romanzo sulla Cecilia Gallerani e ci aveva chiamato chiedendoci se fosse stato possibile presentarlo qua a Saronno, perché sapete tutti il legame che c'era tra la Cecilia Gallerani, Leonardo, Ludovico il Moro, il feudo di Saronno, e neanche a farla apposta abbiamo detto perché no, abbiamo proprio il luogo adatto, ha lo stesso nome, si chiama la Cecilia e Paola ce l'ha concesso. Grazie a tutti. Io sono contenta e commossa di questa grande partecipazione e devo ringraziare i nostri amici che ci hanno dato una mano. Sono contenta perché chi mi ha aiutato nella creazione del nome ha dato un nome storico, un ringraziamento alla città di Saronno, e per me è stato un onore, intanto perché è un nome femminile e io sono sempre dalla parte delle donne, forza donne, ce la facciamo, siamo le più forti, sempre guai, e poi perché insomma è legato alla città di Saronno e sono molto contenta. Se c'è stato qualche disguido questa sera mi dovrete scusare, cioè, insomma siamo in tanti e può capitare, per il resto penso che sia una serata conclusiva di questo circolo letterario. Abbiamo chiuso con il botto, penso, proprio alla grande. Spero l'anno prossimo, quando ricominceremo a settembre, di vedervi al piano di sopra. Non così numerosi, però molto numerosi. Abbiamo presentato libri di vario genere, gialli, storici, libri femminili, ovviamente, però abbiamo spaziato un po' in vari campi. Io, chi ha partecipato in ogni occasione, la ringrazio davvero tanto, perché vuol dire che è stato molto capito. Queste presentazioni le vedevo a Milano. E perché andare fino a Milano? Siamo a Saronno, siamo in tanti, caspita, ce la possiamo fare, possiamo partecipare anche noi. Vi ringrazio, lascio a Maria Assunta, grazie a tutti. Grazie Paola, grazie ancora. E così diamo il tempo a Silvia di scrivere delle dediche a quanti vorranno acquistare questo libro. Dicevamo abbiamo presentato
Abbiamo fatto 15 presentazioni, ma tutto questo è stato possibile per Paola, ovviamente per Costanza, che in maniera attenta curava tutte le uscite letterarie, per cui con i suoi contatti, con i suoi agenti, vero Costanza? Vieni, dai, raccontaci un po', dai, raccontaci un po', vogliono sapere tutti come fai ad avere questa possibilità di avere qui tutti questi scrittori importanti. Ed è giustissimo che a questo punto il microfono sia passato alla signora Costanza Mondadori. Non me la dovevate fare questa. Lo sapete che io non riesco a parlare in pubblico, io parlo in negozio con uno, due, tre clienti. C'è sempre una prima volta. Va bene. No, come beh, sono 14 anni di Mondadori, quindi che dire. Per me da 14 anni la mia carriera è un bruttissimo nome. La mia vita tra i libri ha avuto una forte ascesa e devo ringraziare solamente Mondadori, tutti i clienti che ormai sono, non si chiamano più clienti ma si chiamano amici, perché ci conosciamo proprio per nome e veramente ci credo molto in questo progetto. A settembre ho già qualche idea. Avrei anche due nomi abbastanza importanti. Non possiamo anticipare niente, così. Però possiamo anche partire col primo evento verso il 20 settembre, sperando di poterlo fare ancora qui fuori per poter accogliere tante persone. Intanto vi auguro vi auguro una buona serata qua e vi auguro una buona estate, visto che oggi forse potrebbe essere il primo giorno d'estate. Davvero grazie ancora a Paola e a Maria Assunta, abbiamo unito le nostre forze, e Claudio Borroni naturalmente che ci sta accompagnando e Silvia che... Grazie, però Costanza, non possiamo dimenticare quanti hanno permesso, a parte voi, questa lunga carrellata di presentazioni, perché accanto a me, oltre a me, c'è stata Laura Busnelli che ha presentato qui diversi libri e Lilla Nigro che è qua e che ringraziamo per il suo impegno. E poi c'è stata Tamara Grilli che non c'è, ma la ringraziamo ugualmente. 15 libri sono stati tanti e quindi i prossimi eventi poi saranno una sorpresa. Silvia, non lo diciamo, ma a settembre partiremo con Arcadia e con questo team così forte, già rodato, con altre iniziative, però vi terremo con il con il fiato sospeso, diciamo così. Va bene, allora continuiamo, Silvia, continuiamo con questa carrellata. Raccontaci un po' come possono essere diversi i fratelli. L'abbiamo detto prima, diversi i fratelli e come i genitori possono avere delle aspettative che non sono, sono bene o mal riposte. Anche i due fratelli maschi, Guido e Davide, erano diversissimi tra loro. In che cosa? Avevano forse un po' di gelosia? C'era qualcosa tra loro? Che cosa hai potuto cogliere? Sì, dunque, per costruire questa rivalità tra i fratelli, come ho fatto anche con altri personaggi, io mi sono basata su un dato biografico, e cioè che nel 1910 quella che prima era la Gaspare Campari, fratelli successori, diventa Davide Campari, perché il fratello più piccolo, Guido, esce dalla società. Allora, nelle fonti che io ho consultato non si spiega bene il perché di questa rottura, però si ventila l'ipotesi che ci fossero delle divergenze caratteriali tra i due Campari.
E secondo me questo è molto credibile, anche perché i due fratelli ricoprivano dei ruoli molto diversi all'interno dell'azienda. Cioè Davide era il vero imprenditore, intanto era il liquorista, quello che ha continuato a inventare ricette dopo suo padre, perché ne avevano tantissime, non erano soltanto il bitter, il cordial, ne facevano tantissime, anche dai nomi suggestivi tra l'altro. Per esempio latte di vecchia, elisir di lunga vita, insomma nel libro ci sono e sono veramente divertenti. E quindi Davide, oltre però ad essere liquorista, era anche quello che portava avanti gli affari, che si occupava dei rapporti con i fornitori, delle vendite, è quello che ha ampliato mano a mano l'azienda, portandola a diventare un'industria. Infatti lui ha preso un'azienda artigianale che sostanzialmente era composta da il caffè al piano strada e al piano seminterrato il laboratorio, ha portato fuori il laboratorio per ingrandirlo, i laboratori sempre più grandi, e poi ha avuto l'intuizione di far costruire la fabbrica a Sesto San Giovanni. Quindi questo dà l'idea di quale fosse la visione di Davide. Lui era uno che non si fermava, che si poneva degli obiettivi sempre più ambiziosi. E poi la pubblicità, di cui abbiamo già detto. Secondo lui non era sufficiente che il Campari fosse conosciuto tra i milanesi attraverso il passaparola, bisognava anche fare pubblicità, e quindi è stato lui il primo a intuire l'importanza di questa, di questo elemento, no? Del fare affari, del fare impresa. E Guido invece nel frattempo si occupava del caffè. Aveva, come Davide aveva, ripercorreva le orme di Gaspare, Guido ripercorreva le orme di Donna Letizia, che invece era sempre stata alla cassa del caffè Campari, aveva mantenuto i rapporti con i clienti, lo faceva sicuramente con il pugno di ferro, e Guido allo stesso modo era stato formato da lei ed era molto abile nel suo mestiere, era molto amato dai clienti, era conosciuto, insomma era probabilmente anche molto portato alle relazioni, però il suo ruolo era un po' chiuso dentro le mura del caffè, non aveva molto modo di crescere professionalmente, al contrario del fratello maggiore. Quindi questo molto probabilmente ha creato delle gelosie, dei dissapori, perché c'era un forte squilibrio tra i due fratelli. E questi dissapori, a questi dissapori poi ho dato anche un carattere politico, per avere modo di raccontare la vivacità politica della Milano dell'epoca, che diciamo il fermento politico che poi scaturisce nei moti di Milano del 1898. E ho voluto mettere i due fratelli su due fronti un po' opposti. Guido un po' più attento alle istanze della classe operaia, anche perché al caffè lui aveva modo sicuramente di venire a contatto con le idee di Turati, Kulishov, no? Dei socialisti che effettivamente frequentavano il caffè. E Davide invece l'ho messo su posizioni un po' più conservatrici, come si addice di solito agli imprenditori. E quindi insomma tutto questo per arrivare poi a una loro rottura che appunto, come dicevo, non è una mia invenzione ma è proprio un dato di fatto. Grazie, grazie Silvia, come vedete gli spunti sono tanti, e tutto questo poi in un quadro perfettamente ricostruito della Milano di quegli anni si sviluppa poi anche quello che è l'aspetto del sentimentale, delle relazioni umane, della loro vita, della loro vita. E, diciamo, no, adesso magari lasciamo la parola a Claudio, che ha in programma per noi. Avrei in programma un brano che ha qualcosa a che vedere con le rose e il vino. Sì. Un brano scritto da un ex italiano, quindi venuto in America, Harry Mancini. Il brano si chiama The Days of Wine and Roses. Facciamo
The days of wine and roses, laughing round the way, like a child at play. Through midland support, closing door, a door marked nevermore, that wasn't there before. Lonely night discloses just a passing breeze, filled with memories. All the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you, the days of wine and roses, laughing round away like a child at play. Through midland to war, closing door, a door marked nevermore, they couldn't stand before. The lonely night discloses just a passing breeze, filled with memories. All the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. You.
sempre rimanendo nel tema del bar, fatalmente un giorno due persone si trovano lì, proprio al bar. Fatalità, aver trovato te, te che sei come me. Fatalità, buongiorno, come stai? Tu che fai? Non lo so, sto con te. Ero là seduto al bar per fatti miei davanti ad un caffè che non andava giù. Quando tu m'hai chiesto se volevo un po' di zucchero o no, è andata, ti sei presentata, cioè perfetta per me. Fatalità, aver trovato te, te che sei come me. Fatalità, domani che si fa? Non lo so, neanch'io, si vedrà. Satti padatti, ropo papi, dopo dorarino. Che sei come me. Fatalità, buongiorno, come stai? Tu che fai? Non lo so, sto con te. Ero là seduto al bar per fatti miei davanti ad un caffè che non andava giù. Quando tu mi hai chiesto se volevo un po' di zucchero o no, è andata, ti sei presentata, cioè perfetta per me. Fatalità, aver trovato te, te che sei come me. Fatalità, domani che si fa? Non lo so, neanch'io, si vedrà. Satta di rupa dove deve far. Susu bada di rupa dove papà di bada che verrà. Satta bubuiba. It's purple ink and super fake that I always aspire it best. Instead of getting it on the chest, to never breath on express. I hate parading my serenade, probably miss a part.
up if it's dirty. It's not a pretty. At least I not tell you how rich you are. You're the top. You're the cold to see you. You're the top. You're the loom you see you. You're a melody from a symphony that strolls out of bed that morning. The Shakespeare's turning young Mickey Mouse. You're the knife. You're the Tower of Pisa. You're the smile on the Mona Lisa. I'm a woman check on a tartaret of flour. But if baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're Mahatma Gandhi. You're the top. You're Napoleon Brandy. You're the purple light of a summer night in Spain. You're the nation, the gallery, Garbo selling your son of fame. You're sublime. You're a turkey dinner. You're the time of a derby wiener. I'm a tall balloon that a feed is soon to pop. But if baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're the World War Senate. You're the top. You're a Berlin Ballet. You're the maple tree of the feet of Fred Astaire. You're the nail beat drum and you whisper money. You're common man. You're a rose. You're as inferno as Dante. You're the nose of a greedy Durante. I'm a lazy liar who's just thought about the star. But it, baby, I'm the bottom, you're the top. Oh,